Fine settimana colmo di eventi durante Terramare, la kermesse organizzata dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia e da Ance Teramo. Ieri la Marina Militare ha ospitato le istituzioni e i giornalisti sul Cacciamine Gaeta, nave adibita all'ispezione dei fondali marini e già attiva negli anni in diverse missioni anche oltre i confini marini nazionali. Prefetto, sta conoscendo il territorio non solo abruzzese ma teramano in particolare, oggi è andato anche in mare aperto. Assolutamente sì, una giornata bellissima, anzi una 3 giorni bellissima, perché c'è anche domani, c'è anche domenica, con tante iniziative legate all'arrivo, alla presenza di questa nave della Marina Militare nel porto di Giulianova, un evento unico, speriamo non irripetibile, però intanto unico, storico e veramente ben organizzato. Tante personalità a bordo, sinergia, rete importante per far crescere il territorio e anche forse per lanciare un messaggio ai cittadini. Noi ci siamo a prescindere poi dalle appartenenze. Esatto. E chi mi legge sui giornali, nelle mie dichiarazioni, è quello che dico sempre, il gioco di squadra. Qui c'è un'idea, magari all'inizio un po' folle, un po' ambiziosa, un po' matta, un po', e poi c'è la realizzazione concreta di quest'idea, che ovviamente è proprio il frutto del gioco di squadra, perché sicuramente la Camera di Commercio, ma il Comune, l'ente porto, la Capitaneria di Porto, ovviamente la Marina, ma sicuramente mi scorderò la Regione, appunto, tanti enti tutti insieme per organizzare nella maniera migliore possibile questo weekend veramente meritevole, che lancia, speriamo anche ti dia anche un'immagine della provincia di Teramo all'estero, diciamo comunque fuori dall'Abruzzo, che di una terra bellissima, meravigliosa, dove si può vivere bene, dove si può lavorare e organizzare cose assolutamente meritevoli. Oggi è stato il turno della fanfara dello stesso corpo, che ha lietato durante le prime ore del mattino i tanti cittadini giugliesi e i molti turisti già presenti sulla costa teramana, prima di un convegno organizzato dalla stessa Camera di Commercio dal titolo Il mare, ponte e risorsa per la comunità.